L'asticella si abbassa sempre di più, è quello che è accaduto in un liceo romano dove addirittura è stata affissa una lista delle ragazze che sono state oggetto di conquista da parte di alcuni ragazzi, ha suscitato grande clamore in tutto il mondo scolastico e non solo. Tutti adesso si stanno interrogando che cosa poteva fare la scuola, cosa dovrebbe fare la scuola. Cosa possono fare le famiglie? E allora proviamo a dare una risposta. Oggi si dice che una delle punizioni possibili potrebbe essere per i ragazzi quella di far frequentare un corso per educarli all'affettività, educarli al rispetto delle ragazze. Questa è una strada che viene ritenuta percorribile. Ma da quanti anni si parla di educazione sessuale nelle scuole? Adesso si parla di educazione ai sentimenti, si dice che deve essere qualcosa di extracurriculare o di curriculare. Dibattiti che continuano ad animare il mondo della scuola e non solo, il mondo in generale dell'educazione, il mondo in generale di chi dovrebbe pensare a dare una strada che non faccia abbassare sempre di più appunto l'asticella, ma tutto questo non avviene. Ed ecco che ci ritroviamo a commentare episodi che davvero sono incredibili, incredibili nel 2025, incredibili perché viene a mancare proprio il minimo rispetto verso un altro essere umano, indipendentemente dal genere. Quindi bisogna subito provvedere. La soluzione deve essere quella di creare delle equip multidisciplinari per far comprendere ai ragazzi che cosa significa rispetto, che cosa significa educazione all'affetto, per combattere un analfabetismo emotivo che in questo momento nessuno riesce a combattere nel modo adeguato. E di questo ci dobbiamo preoccupare e quindi è importantissimo che subito il Ministero, il mondo della scuola, il mondo dell'educazione, con il supporto dei genitori, con il supporto delle associazioni, dei professionisti, possa varare dei corsi di formazione per cercare di spiegare quando l'asticella è troppo bassa, come fare a limitare anche il proprio modo di considerare qualcosa che riguarda la vita e la dignità degli altri come uno scherzo. Non è tutto possibile, non è tutto praticabile, non si può far tutto nei confronti delle altre persone. C'è un limite e questo limite deve essere tracciato e ribadito e si può fare solo ed esclusivamente con la formazione.